Ah, grazie per gli ospiti. Col bicchierino. Ciao amici, benvenuti o bentornati sul canale di Ramon. Esatto. E oggi sono qui con un ospite speciale, la Carola Puglio. La Carola Puglio. Vi abbiamo lasciato un box su Instagram per farci qualche domanda e saremo qui a rispondervi. E cos'altro dobbiamo dire? Direi di iniziare. Di iscriversi al canale. Ovviamente, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Bravo. Pensate di essere simili caratterialmente? Ma devo rispondere io? Sì. Ah, ok. Una testa. Ah, una testa, va bene. Allora, secondo me sotto tanti aspetti sì, ma sotto tanti altri no. Nel senso che abbiamo tutti e due un forte legame della danza, la passione e ci accomuna il lavoro, quindi sotto tante cose lavorative, artistiche, la pensiamo uguali, però forse, non lo so. In verità lui è un po' più convinto di sé, di lui. Forse sì, no, forse un po' più di cazzimma. Si può dire questa cosa su YouTube? Se non ti bannano. Vabbè. Forse un po' più di cazzimma, cosa che dovrebbe avere Carola. No, cosa su cui sto lavorando più piano e sono migliorata un po'. Vero. Hashtag cazzimma. Allora. La scelgo io. Vai. Bellissima sta cover. L'hai presa in Cina? Ovvio. Ah, carina questa, che non c'entra con la danza però. Il vostro cibo preferito? Dai, carino. La pasta. Sì? Sì, in qualsiasi modo, però... Perché anche il mio? Veramente. Io sono il pastaro. Non si dice. Stai attenta alla mia pianta. Non ho capito. Ho capito che sono un pasto. Sto sudando con questa parrucca. Non ce la faccio più troppo male. Vabbè, la matrice. Com'è stato uscire di casa e sentirsi chiedere le foto? Questa è una bella domanda, cioè penso sì. Anche per te. Allora, all'inizio è stato molto tipo spaventoso, perché dopo tanti mesi che non avevi contatto con nessuno e che eravamo chiusi in casetta, anche semplicemente passeggiare per strada sembrava stranissimo, no? E poi, soprattutto, tu sei entrato dentro al programma dove non avevi i fan, no? Non avevi tutte queste persone che ti seguono. E poi una volta uscito da questa realtà della casetta, ti sei trovato attorno un sacco di persone, ma veramente tante che ti riconoscevano, che ti volevano bene, che ti salutavano, e all'inizio è stato un po' weird, però poi ho capito che è una cosa bellissima e anzi adesso quando mi ferma qualche ragazza eccetera mi metto proprio a parlare come se fosse una mia amica. Anche per me, condivido tutto quello che hai detto. Com'è stato lavorare assieme? Allora, è stata una bella esperienza alla fine. Più che altro non abbiamo avuto tantissimo tempo, perché noi ci siamo conosciuti tipo 7 giorni prima di ballare insieme, quindi è stato un po' molto precipitato questo incontro. Però no, è stata un'esperienza molto formativa, cioè per quanto mi riguarda perlomeno è stata super formativa in un momento in cui mi serviva anche quel tipo di lavoro.
E quindi è stato bello. Beh, è stato figo, eh? Sì, però... sì, sì, è stato bello. Poi devo dire che abbiamo avuto veramente la fortuna di ballare in un teatro molto bello, importante, grande, con tanto pubblico. E il fatto di aver, perché poi ci sono anche tante domande come hai conosciuto Carola, come se ti sei trovato a ballare con lei, e volevo rispondere appunto che lei è super disponibile, è molto sensibile, perché bisogna stare attenti a dirgli certe cose, perché sennò mi va in crisi. Però una volta che abbiamo trovato bene o male la chiave giusta per riuscire a lavorare bene in poco tempo, cioè credo ci sia stata subito dell'affinità, no? Sì. Cioè io mi sono trovato subito molto tranquillo e sicuro. Io un po' di meno, però vabbè, all'inizio è così. Ovviamente essendo anche un tempo molto corto, uno reagisce un po'... cioè non sai bene come reagire, perché un conto se avessimo avuto... Sì, cioè, vabbè, comunque sono sicura che se ricapiterà andrà bene. Dai, no, dobbiamo ballare. Ovviamente, sì. Però io ti avevo già scritto. Sì. Ti avevo scritto un messaggio. Ma quando tu eri dentro la trasmissione, perché quando... Io l'anno scorso l'ho seguito, amici, quest'anno non riesco, però l'anno scorso lo seguivo. E quando avevi risposto a non so quale critica dei ballerini classici, io ti avevo scritto tipo bravo Ramon, sei portavoce, tipo Ramon voce di tutti, perché... Ma io ti ho risposto. Sì, sì, e tu mi avevi detto grazie, sì, mi avevi risposto. Sì, sì, sì. E quindi lì diciamo è stato il primo scambio. Poi qua, pure quando forse ce l'avevamo fatti tipo gli auguri di Natale. Ah, può essere. E poi basta, questi erano gli unici scambi, però io lo seguivo sempre ovviamente. E chi era il tuo preferito di amici dell'anno scorso? Ovviamente era lui. No, vabbè, allora, i miei preferiti io l'ho detto da subito. Poi anche quando facevo tipo box domande mi chiedevano. Dicevo Ramon, Samu e Isabel. Ecco, vedi? Qual è il vestito di scena più buffo che avete indossato? Allora, io l'ho indossato fino a ieri. Ed è stato... In realtà non è un vestito, ma è la maschera. Bellissima. Queste sono io durante il primo atto della produzione della Medicini, ovvero il canto. E questo... Praticamente nel primo atto siamo dei vecchi e quindi è veramente super buffo indossare questa maschera. Io in verità di così buffo mai... credo. Cioè, di buffo ho... Un ruolo buffo. Ho fatto il giullare nel Lago dei Cigni. Più buffo di così, il giullare. Sì. Allora, qual è la variazione che più amate ballare? Io la so, quella di Ramon. Cioè, in realtà non lo so, ma credo di sapere. Secondo me il corsaro. Dai, il corsaro ti piace troppo. Sì, 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 mi piace troppo. Però sono indeciso tra due. Don Chisciotte e il corsaro. No, Don Paquita e il corsaro. Paquita. Lo sapevo. Paquita e il corsaro. Lo sapevo. Cioè, Paquita è quella che mi viene più facile ballare perché c'è un po' meno tecnica e quindi è quella che ballo sempre per non stancare. Cos'è che hai detto? C'è meno tecnica e viene più facile. Sì, rispetto a corsaro c'è un po' meno tecnica in Paquita. Cioè, sono meno elementi difficili per me. E tu un pane? No, io Khitri. Khitri? Sì, adoro. Entrambi. In generale Khitri lo adoro. Carina Khitri. Cosa vi ha lasciato più impresso la maestra Celentano? La maestra tantissimo. Cioè, e continua a farlo perché è veramente presente sempre, cioè, sia per me che per Carola. È veramente una figura di riferimento artistica. È presente sempre, nel momento del bisogno c'è sempre, le puoi scrivere anche durante la notte, lei ti risponde. E crede tanto in noi e noi crediamo tanto in lei, perché comunque quando ci consiglia ci affidiamo al 100% delle sue parole, cioè la crediamo in tutto quello che dice, quindi veramente c'è questa grossa sintonia tra noi e la maestra. Soprattutto è lei che ci ha scelti.
Esatto. Cioè, veramente penso sia veramente lei. Sì, 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 sì. Perché sì, sì. Per quanto mi riguarda, fosse stato per gli altri maestri, non saremmo incontrati a lui. È vero. E poi, in verità, volevo dire anche, oltre a lei, il maestro Alberto Montesso, che anche lui è un'altra persona che è disponibile al 100% H24, infatti ci ha anche tenuto le prove per lo spettacolo che abbiamo fatto insieme. Se tu le scrivi, gli scrivi un messaggio, lui ti risponde. Anche io sono innamorata di lui, onestamente. Sì, sono due, veramente due figure, credo, in questo momento della nostra vita molto fondamentali, sì, perché ancora non siamo dei ballerini cresciuti al 100% e grazie a loro stiamo continuando a crescere sia artisticamente che personalmente. Sì, è vero. Ah, bella! Un difetto dell'altro. Ah. No, dai, allora facciamo tre difetti e tre pregi. L'ho cambiata, sì, l'ho cambiata. Tre difetti e tre pregi. Molto diretto. In realtà sia un pregio che un difetto, perché puoi essere molto bici, come si dice? Bici, lingua di serpente. Ok, sì, vero. Però, cioè, a volte non penso che sia per cattiveria. Cioè, magari può anche esserlo, ma nei miei confronti penso non per cattiveria, per no, carità. Però a volte questo magari può ferire le persone, questo è una cosa che mi viene in mente. Vero. Difetto... Sì, allora, sicuramente questa cosa che pure tu potresti ancora di più rialzarti, come dire. Cioè, ti riabbassi molto, molte volte sei molto un po' negativo su di te. Mentre mi butto giù spesso. Sì, ma questa è una cosa che poi trascina anche gli altri a volte. Se parli male di te o male di qualcosa che ti circonda, poi magari è solo nella tua mente, però trascini anche gli altri, capito? Questo è un altro difetto che mi viene. E poi non lo so. Boh. Vabbè, pregi, dai. No, allora, pregi super solare, super pazza. Vabbè, solare, pazza e poi anche super disponibile, come hai detto prima su di me, che sono disponibile. Comunque c'è sempre, risponde sempre e niente. Allora, dai, io già rispondo. I difetti di Carola. No. Molto insicura. Cioè, questo è un suo difetto che dovrebbe toglierselo perché non ha, cioè, non ne ha il diritto, nel senso che può anche evitare, perché non ne ha bisogno, ecco. Però sì, questo è un difetto, molto insicura. Come si dice quando ti fai le pippe mentali? Sì, vabbè, mi faccio i film. Sì, ecco, che si fa tanti film. I film è la base, cioè i miei film mentali sono la base. Si fa tanti film mentali. E poi potresti essere un po' più sfacciata. Forse ti trattieni troppo per di quello che pensi. Eh sì. Cioè, che potresti dirle tante cose. A volte sì, vero. Cioè, ecco, dovremmo tipo dividere. Io essere un po' più, nel senso, meno zitto, e tu un po' più che parli. Esatto. Dovremmo fare una fusione. Esatto. Però per questo ci completiamo, vedi, perché io parlo e lei sta zitta. E tre pregi, la trovo veramente molto bella a livello soprattutto anche di danza, nel senso, cioè, io quando la guardo mi piace vederla e non è una cosa che mi capita spesso, perché anzi io sono molto critico. E un bellissimo pregio che ha è che è una grandissima lavoratrice, cioè lavora tanto e dedica veramente tanto tempo in quello che vuole fare. È vero. E poi la sua ingenuità è molto bella, questa è una cosa che mi piace tanto di Carla. Cosa fate nel tempo libero? Allora, bella. Io nel tempo libero o leggo. Che brava. Allora, dipende, il mio tempo libero lo divido o in relax o in uscire.
quando è relax o leggo o guardo, vabbè, delle serie TV tranquilla, così. Dai, rispondiamo alle ultime due domande. Allora, qual è il complimento più bello che ti abbiano mai fatto? Allora, il complimento più bello è forse quello che mi crea più pesantezza, nel senso che è davvero forte come complimento e che mi viene fatto spesso che mi scrivete, è proprio quello di rappresentare in qualche modo l'Italia come ballerino classico e di essere comunque un'immagine nel mondo della danza, no? E questo è davvero molto importante, molto forte. Invece a me la cosa che mi fa più piacere in assoluto è quando vedo le bambine che mi aspettano alla fine degli spettacoli e poi per dirmi che hanno iniziato, insomma, la danza, no? Prendendomi come ispirazione. Questa è la cosa che alla fine mi rende più fiera in assoluto, perché sono dei bambini, cioè è il futuro ed è la danza ed è una passione molto grande. Anche quando ci mandate i video che fate danza, che siete piccolissimi e tipo ti scrivono: guarda, oggi ho fatto la prima lezione di danza, sì, ci ho pensato, grazie a te. È davvero bello, perché vuol dire che lanciamo un giusto messaggio di positività e di arte, comunque, di divulgare il più possibile questa arte che è bellissima. Le relazioni amorose con la danza sono possibili? Allora, forse questa non la sai, non te l'ho mai detto. Io ho tipo una sorta di fioretto che ho fatto da quando ho iniziato a lavorare professionalmente in teatro, che assolutamente è vietato avere qualsiasi tipo di relazione amorosa con un tuo collega o con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Perché sei stato traumatizzato in passato? No, perché non ho, no, perché sono stato intelligente a non arrivare a questa cosa, capito? Bravo. Perché, esempio stupidissimo, io mi innamoro di una persona e usciamo assieme tutto quanto, poi litighiamo e poi me lo trovo alla sbarra la mattina, a lavoro assieme. Cioè, non potrei mai, capito? Sì. Quindi no. Allora, per quanto mi riguarda, io ho solo avuto... No, Spill the tea qua, è gossip time! No. Sì, Carolina, dici? No. Smettiamo il palazzo. Comunque, io le poche relazioni che ho avuto sono state con dei ballerini, dunque, perché è difficile comunque frequentare anche gente che non sia di quell'ambiente quando stai molto in quell'ambiente. Devo dire che non mi è mai capitato, fortunatamente, di ritrovarmi alla sbarra con una persona in cui ho chiuso dei rapporti, semplicemente perché o non facevamo parte della stessa scuola, della stessa compagnia, o perché io ero andata via, insomma, in Canada, o piuttosto che in Francia, piuttosto che in Italia. Quindi devo dire che fortunatamente non mi è mai capitato, perché è vero che quando uno chiude i rapporti poi non farebbe piacere di... Però esiste, cioè è una realtà che purtroppo noi, cioè molti ballerini, vivono lavorando insieme, ma è anche normale che si instaurino delle relazioni, no? Nello stesso ambiente. E poi penso un'altra cosa che mi permetto di dire, secondo me, è che comunque, cioè, gli artisti vanno con gli artisti, secondo me. Artista con artista, ecco, diciamo che c'è quella complicità in più, sì, che è scontata che ci sia. Sì. Ed è molto più facile, vero? Avete idee di progetti da realizzare insieme in futuro? Ah, ecco, sì. Io spero di avere, cioè di creare qualche progetto assieme a Carola, perché è davvero bello lavorare con lei e credo che, secondo me, uscirà una cosa molto bella, il fatto di poter, magari, che ne so, un giorno girare quasi tutta Italia per incontrarvi a tutti e ballare e parlare come stiamo parlando ora, però tramite uno schermo. Sì. E quindi di fare una cosa un po' più live. Sai che in Cina facevamo così? Sì. Vedi? C'era, però i cinesi, devo dire una cosa, sono molto più aperti al dialogo, molto più curiosi.
dobbiamo creare curiosità, incuriosite. Allora, quest'estate creiamo un tour Ramone Carola in tour. Cioè, il mio sogno sarebbe quello di creare tipo un piccolo tour in tutta Italia, magari quest'estate, che così ci facciamo anche un po' di vacanze mentre lavoriamo, e di ballare, quindi di portare tutta l'arte possibile a voi e di parlare con loro. Sì, sarebbe bellissimo. Sì, molto bello. Com'è? Puoi ballare con me, sei sicura? Se non mi fai cadere per dispetto. Ti immagini? Tipo... Non ho presa. Ok, ciao. Allora, io ringrazio Carolina. Brutto Carolina. Io ringrazio Carola Puddo, la Carola Puddo, e che è venuta qui. Ci sarà, dai, verrai anche qualche altra volta qua a fare qualche altro video, magari tipo che cuciniamo o che facciamo della danza. Nel mentre fare... che cuciniamo. Potremmo fare un video di danza. Quindi, grazie a tutti, iscrivetevi al canale, rimanete sintonizzati per un prossimo video con Carola, lasciate un super like. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Un bacione.